Ricordi il film di Mary Poppins del 1964? In quel film c'è un attore molto famoso che interpretava lo spazza Camini. Nel 2018 hanno rifatto il ritorno di Mary Poppins e 60 anni dopo quell'attore era ancora presente. Si chiama Dick Van Dyke, oggi ha 97 anni, fra qualche mese compirà i 98 anni e vista la sua carriera così longeva, vista la sua vitalità e salute, l'hanno voluto intervistare per sapere quali siano i suoi segreti della longevità, anche perché nel 2015 ha scritto un libro per condividere con tutti quali sono i suoi segreti per vivere a lungo e senza malattie. In questo video andiamo a scoprire insieme quali sono le abitudini di vita di Dick Van Dyke, un attore famosissimo che oggi ha 97 anni e promette di arrivare a 100. Alma Fisio. Curare, non trattare. Ogni mese che passa e ogni anno che passa, Dick Van Dyke fa parlare di sé. Sempre coinvolto nell'attività cinematografica, a teatro o negli show televisivi, questo ultra novantenne sprizza di vitalità e promette di arrivare fino ai 100 anni. In una recente intervista ammetteva: se George Burns è arrivato a 100 anni, anch'io ci voglio arrivare. A questo punto tu potresti pensare che Dick ha una familiarità per la longevità e quindi non ha particolari segreti se non la fortuna di avere dei geni speciali. In realtà questa leggenda del cinema ha cambiato enormemente le sue abitudini alimentari, le sue abitudini di vita, per permettergli di essere sempre in movimento e sempre in salute. Con un segreto, una cosa che anch'io non conoscevo, una cosa che potrebbe fare molto bene anche a te. Ma partiamo dall'inizio, per chi non lo conoscesse. Dick Van Dyke è nato nel dicembre del 1925 e fin dalla gioventù e a partire dagli anni 60 è diventato famoso in tutto il mondo per aver interpretato dei ruoli in film veramente prestigiosi. In più di 7 decadi di attività è passato dal cinema alla televisione e agli spettacoli teatrali, vincendo un Golden Globe e diversi Grammy Awards. Ma prima di passare alle abitudini alimentari di questo fantastico attore, ci sono alcune cose che anche lui vuole condividere con voi durante le interviste che effettua. Secondo Dick Van Dyke, infatti, uno dei pilastri fondamentali per la salute è l'esercizio fisico. Tant'è che anche il suo libro del 2015 si intitola Keep Moving, continua a muoverti, che è esattamente anche il consiglio che lui stesso segue tutti i giorni, tutte le mattine. Considera che ancora oggi, all'età di 97 anni, Dick dice di andare in palestra almeno 3 volte a settimana, facendo attività fisica come camminate, nuoto, ma anche sollevando pesi o esercizi a corpo libero. A me ha veramente sorpreso vedere una persona di quell'età fare gli addominali, fare delle flessioni sulle braccia e anche degli squat. Ma c'è un'attività, un esercizio in particolare, che Dick Van Dyke condivide con tutti e che devo dire anch'io personalmente non conoscevo e non l'avevo mai praticato prima. Secondo Dick, infatti, l'esercizio migliore per avere una vita longeva è la danza, è continuare a ballare. Sarà perché l'ha imparata fin da ragazzo, sarà perché l'ha usata anche al lavoro, ma Dick è convintissimo che ballare sia lo stratagemma migliore per avere una vita longeva. Ed è vero, non è solo la sua credenza, ma è anche confermata da altri professionisti del settore che indicano come la danza non sia semplicemente un modo di muovere le articolazioni e aumentare i battiti cardiaci, ma sia anche un ottimo esercizio di memorizzazione, di coordinazione e soprattutto di socialità. In una sola cosa, in una sola attività, come il ballo, riusciamo a mettere insieme tantissimi aspetti che sono direttamente collegati alla salute, alla longevità e a una vita che può arrivare ai 100 anni. Non c'è dubbio, infatti, e penso che anche tu possa condividere il mio punto di vista, che andare a ballare con altre persone sia molto, ma molto più appagante di fare dei semplici esercizi chiusi in casa o in palestra. Non che questi ultimi facciano male, anzi, continua a farli se li fai. Ma senza dubbio unire l'attività fisica al ballo, alla socializzazione e al divertimento è una formula che veramente tutti dovremmo imparare, io compreso, e cercare di coltivare il prima possibile. Ma veniamo alla dieta, veniamo ai segreti riguardanti le abitudini alimentari. Quali sono queste abitudini che possono portare le persone a vivere così a lungo? Fa le cose come le facciamo noi o ha qualche segreto in particolare questo famoso attore? Tutte le mattine Dick Van Dyke si alza e si fa una bella doccia fredda, che secondo lui è rivitalizzante e molto energizzante. Anch'io sono convinto che le docce fredde facciano molto bene. Abbiamo visto anche noi su questo canale in altri video, che puoi trovare cliccando qui in alto,
come la doccia fredda in effetti sia molto utile per stimolare il rilascio di endorfine e riattivare il tuo corpo, specialmente la mattina quando è un po' più lento, quando ha un po' più di fatica nel muoversi. E una volta fatta la doccia fredda, Dick inizia la sua giornata con una bella colazione a base di un frullato di barbabietole, mele, carote e semi di chia. Una vera e propria pozione magica per iniziare con una bella bomba di antiossidanti, di fibre e di vitamine essenziali. Direi che questo è un ottimo inizio, l'abbiamo visto molte volte anche noi insieme. Barbabietole, mele, semi di chia sono ricchissimi di fibre che aiutano l'intestino, abbassano la pressione, migliorano l'assorbimento di alcuni nutrienti ed eliminano invece e riducono l'assorbimento di troppe calorie. In questo modo anche tu potresti assolutamente evitare o abbassare enormemente il rischio di problematiche cardiovascolari, migliorare la salute del tuo intestino, del tuo sistema immunitario e delle tue ossa, ma soprattutto fornendo il tuo intestino delle fibre alimentari, produrrai quegli acidi grassi a catena corta che sono uno degli alimenti essenziali per la salute del tuo cervello, per la sua salute e per la sua longevità. Ma non si ferma qui il buon Dick. Secondo una recente intervista, per lui la colazione è il pasto più importante, il pasto principale. E infatti subito dopo il frullato si fa una bella ciotola di avena, legumi, frutta secca e una spolverata di tè verde matcha, andando così a completare un pasto ricco di cereali integrali, di legumi, di antiossidanti potentissimi, di acidi grassi poliinsaturi o monoinsaturi presenti nella frutta secca e di tantissimi antiossidanti e anticancerogeni presenti nel tè verde matcha. Nel suo libro Dick fa del movimento una vera e propria filosofia di vita, insegnando alle persone a continuare a muoversi e a farlo in tutte le maniere e dando anche consigli specifici come per esempio il come fare le scale, nello stare molto attenti nello scenderne perché è proprio lì il momento più difficile in cui potrebbe uno inciampare e cadere e quindi finire in ospedale, ma in generale si vede come quest'uomo voglia trasmettere un approccio positivo alla vita, ottimista e sempre proattivo. In questa cosa voglio intervenire io e dire secondo me un aspetto molto importante che ho imparato in altri libri. Tante volte si imputa alle persone pigre o che non hanno voglia o che hanno cattivi stili di vita che la causa sia proprio il loro approccio mentale, la loro sedentarietà, la loro pigrizia. Essenzialmente se ne fa una colpa di mancanza di volontà. Quello che però dicono gli studi è che mangiando certi cibi, avendo una certa dieta, anche il cervello funziona meglio e anche le energie che senti sono sicuramente maggiori rispetto invece a delle diete più convenzionali. Mangiare quindi tanta verdura, tanta frutta, tanti cereali integrali e tanti legumi non solamente ti farà dimagrire, stare bene e evitare le malattie e vivere più a lungo, ma soprattutto ti farà avere una mente più agile, più in forma e molta più volontà e ottimismo. Con lo stesso ottimismo che poi si rivede in Dick Van Dyke, che ha 97-98 anni, dimostra di avere molte ma molte più energie magari di una persona di oggi di 30 o 40 anni che tutto il giorno sta sul divano non tanto perché è pigro, ma semplicemente perché mangia dei cibi che lo rallentano, che lo appesantiscano e che lo fanno sentire pessimista anche contro la sua volontà. Tra i tipi di frutta che Dick preferisce, la frutta rossa. E in effetti anche dagli studi sappiamo che la frutta rossa, come i mirtilli, le fragole, i lamponi, sono tra gli alimenti con il più alto contenuto di antiossidanti in natura e sono quindi consigliati da mangiare tutti i giorni o almeno frequentemente durante la settimana. Ovviamente è più facile mangiarla nel periodo estivo, dove i prezzi sono ridotti e anche più fresca e appena raccolta, ma comunque sappi che anche d'inverno la frutta rossa è una scelta indicata, soprattutto quando la compri surgelata, perché rimane con un prezzo accessibile e trattiene più antiossidanti rispetto invece alla frutta fresca. E per finire, un'altra delle cose che Dick scrive nel suo libro è che utilizza un supplemento di curcuma tutti i giorni. Questa spezia, questa radice, tanto diffusa nell'Oriente ma che ormai conosciamo anche qui, ha sicuramente così tante proprietà che vale la pena aggiungerla o sotto forma naturale, che è sempre la scelta migliore, o anche sotto forma di supplemento, in cui viene già preparata con un'aggiunta di pepe nero che ne aumenta l'assorbibilità del più 2000%. La curcuma e la curcumina hanno così tante qualità che veramente ci sono tantissime persone che potrebbero averne dei benefici e potrebbero addirittura sostituire con la curcuma tanti farmaci. Se vuoi approfondire questo tema ti consiglio di andare a vedere questo video cliccando qui in alto.
E per finire, come tutte le buone indicazioni, vogliamo sapere anche questo attore che cosa non fa più, che cosa smette di fare, che cosa smette di mangiare per avere poi così tanti benefici e una vita così lunga. Una delle cose che sicuramente sottolinea Dick, ed è secondo me ancora più apprezzabile sapendo che è stato un attore famoso e ha frequentato certi ambienti, il fatto che lui abbia smesso di fumare, di bere alcolici e di prendere droghe. Ma oltre a questi, Dick dichiara di non mangiare più carne rossa e soprattutto i fritti, in particolare il pollo fritto. Sappiamo infatti che entrambi questi alimenti sono fonte di eccessive proteine, di troppo sale e soprattutto di eccessivi grassi saturi, per cui eliminarle o ridurle al minimo è sicuramente un'indicazione che anche tu dovresti seguire. Come puoi vedere allora, sia tu che io, anche questo prossimo, lo spero tanto per lui, centenario, segue degli stili di vita e alimentari in conformità con quelle che sono le abitudini degli ultracentenari della Sardegna, della Grecia, del Giappone o di Loma Linda in California. Delle diete povere in grassi saturi, povere in sale, principalmente fatte da frutta, verdura, cereali, integrali e legumi e con una riduzione al minimo se non a zero di tutti i cibi processati. C'è tanta attività fisica, c'è questa cosa in più, questa chicca unica di Dick Van Dyke, di consigliare a tutti di ballare, perché è un'attività fisica, è una socializzazione, è una cosa che insieme può dare dei benefici enormi anche a te. E penso che anch'io probabilmente nelle prossime settimane o nei prossimi mesi potrei iscrivermi a un corso di ballo per iniziare a mettere le basi per una vita longeva. Adesso passo la parola a te e ti invito a commentare qui sotto. Quali sono le cose che ti hanno sorpreso di questo attore? Sapevi che il ballo era così utile? Hai mai ballato? Ti dà dei benefici il ballo? Condividi anche tu con gli altri membri della community i tuoi punti di vista, perché veramente anche tante altre persone potrebbero imparare dalla tua esperienza. Io prima di andare via ringrazio tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo e se anche tu vuoi farlo puoi cliccare qui sotto sul pulsante abbonati. Per oggi è tutto, ciao e grazie!